Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Prima di cominciare, dato che me lo chiederete, sì, ho cambiato la montatura degli occhiali. Non so se l'ho mai detto, comunque io lavoro in una ditta che commercia occhiali con tutto il mondo. E quindi me ne passano veramente tanti sotto gli occhi e non ho saputo resistere. Questa montatura mi piaceva moltissimo, anche perché è molto diversa dall'altra, quella rotonda, e quindi niente, ho deciso di prenderla. Ovviamente anche gli altri, perché so che molti sono affezionati alla montatura rotonda alla Harry Potter, non è che l'ho abbandonata, ecco, nel senso che gli altri occhiali li avevo veramente da tipo un anno e mezzo, quindi sono ancora lì e adesso userò entrambe le montature. Comunque, parliamo di che cosa sto girando adesso. Allora, il video di oggi è un po' particolare perché da quando ho aperto YouTube, ma comunque ho cominciato a parlare di libri sui social, è la prima volta che lo faccio, ovvero un gruppo di lettura. C'è un libro, infatti, che desidero leggere da tanto tempo, ma non ho, insomma, mai trovato il momento giusto per leggerlo. In realtà mi è stato regalato questo lo scorso Natale, insomma, però ancora effettivamente, soprattutto a causa della mole, non avevo cominciato a leggerlo. Ma in generale è una storia che mi incuriosisce da moltissimo. E quindi niente, ho deciso che magari l'occasione giusta poteva essere proprio quella di leggerlo insieme anche a tutti voi. Ma adesso, insomma, la prima cosa sicuramente è quella di farvi sapere di che libro sto parlando, anche se ovviamente nel titolo del video l'avrò scritto. Non è un classico, nel senso che molto spesso questi gruppi di lettura si fanno proprio per i classici, cioè i veri e propri classici che magari sono dei bei mallopponi, non siamo riusciti mai a leggerli per intero e quindi ci facciamo aiutare proprio dal gruppo di lettura per portare a termine delle letture un po' più difficili. Il mio non è proprio un classico, anche se lo diventerà, perché è praticamente un libro famosissimo e conosciutissimo, però comunque la mole non delude le aspettative, ovvero It di Stephen King. Eccolo qua, il magnifico libro che da tantissimo desidero di leggere e che ancora non ho letto. Allora, io ne ho parlato su Instagram, a proposito, se non lo fate già seguitemi, sono Martina Tazza o Martina Tazzina, non mi ricordo, comunque ve lo lascio scritto qui il mio nome su Instagram. In ogni caso ne ho parlato di convinta che la maggior parte delle persone avessero già letto questo libro, che comunque è famosissimo, e in ogni caso conoscessero la storia grazie ai film. In realtà in tantissimi mi avete scritto che anche voi avete il libro a casa, magari l'avete cominciato oppure neppure l'avete iniziato, ma dovevate trovare lo stimolo giusto per leggerlo e quindi mi avete detto, insomma, che vi sarebbe piaciuto partecipare ad un gruppo di lettura proprio per portare a termine questo libro. Allora, l'altro giorno sono andata a prenderlo in libreria per vedere un po' come organizzare il gruppo di lettura e mi sono resa conto che questo libro ha 1200 pagine, quindi è una cosa enorme, quindi è normale che ci facciamo un po' spaventare. Quindi niente, io direi a questo punto, dato che ho visto che c'è interesse da parte vostra, vi devo dare soltanto tutti i dettagli per partecipare al gruppo di lettura. Primo, quindi, il titolo del libro. Il libro sarà It. Lo potete leggere ovviamente come volete, in cartaceo o in ebook e in qualsiasi edizione. Io ho questa qui che è l'ultima che è uscita dopo l'uscita dell'ultimo film e purtroppo non si vede qui in telecamera, forse sì, comunque c'è anche un rigo qui sulla copertina perché credo che il commesso per aprire la scatola lo abbia tagliato con il trincetto, però purtroppo era un regalo e del maritino e non aveva più lo scontrino per poterlo cambiare, quindi vabbè. Comunque io questa edizione, qualunque edizione, credo comunque le pagine si aggirino intorno allo stesso numero, ovviamente. Seconda cosa di cui dobbiamo parlare è il tempo. Ho pensato di leggere questo libro tra il 21 giugno e il 21 settembre, quindi nei 3 mesi estivi, quindi il gruppo di lettura partirà il 21 giugno. Qualcuno di voi mi ha scritto che questa non è proprio la lettura da ombrellone, ed è vero, però anche un'altra persona mi ha scritto che il libro fa un po' meno paura se letto durante i mesi estivi, piuttosto che nei mesi dell'autunno-inverno, quando insomma ci sono queste serate cupe e piovose, quindi credo che, dato che io sono una fifona, è meglio per me leggerlo durante i mesi estivi. Ho deciso per l'appunto questi 3 mesi, so che essendo 1200 pagine al mese dovremo leggere circa 400 pagine, credo che sia fattibile un po' per tutti, perché prolungare
ancora la lettura per uno o due mesi in più mi sembrava anche un po' esagerato, ecco. Terza cosa da sapere è come divideremo la lettura. Come ho detto, io ho pensato di leggere più o meno, per l'appunto, un terzo del libro per ogni mese. Considerando il numero delle pagine e il numero dei capitoli, ho pensato di leggere i primi 8 capitoli il primo mese, quindi per capirsi fino a questo capitolo, che è il capitolo 9 escluso, quindi fino al capitolo 8. Mentre durante il secondo mese leggeremo fino al capitolo 15, adesso lo trovo. Ecco qua, questo è il capitolo 16 che sarà escluso dal secondo mese, quindi il secondo mese dal capitolo 9 al capitolo 15 e poi l'ultimo mese ovviamente il resto del libro. E penso che appunto possa andare bene per tutti, ho deciso chiaramente di dividere per capitoli e non per pagine perché non so quale edizioni avete voi, sappiamo comunque qual è il numero di capitoli che dobbiamo leggere ogni mese. Altra cosa che c'è da sapere è ovviamente dove potremo parlare della lettura che stiamo facendo tutti insieme. Allora, io non voglio fare un gruppo su Facebook chiuso, nel senso un gruppo dove si iscrivono soltanto le persone che partecipano al gruppo di lettura. Questo perché? Perché ho piacere che tutti possano intervenire, ovviamente senza spoiler, quindi magari chi è più avanti nella lettura, chi è più indietro di noi, chi ancora non ha cominciato il libro ma ha voglia di togliersi qualche curiosità, chi l'ha già letto e vuole vedere le nostre opinioni e inserirsi in qualche commento. Quindi voglio che la cosa sia completamente libera e aperta a tutti, quindi tutte le discussioni si faranno sulla mia pagina Facebook Un Buon Libro e Una Tazza di Tè. Ovviamente le informazioni sono qui sotto per potervi iscrivere alla pagina, che è quella che ho sempre avuto e che ho da tanti anni. E niente, quindi io periodicamente spero di poterlo fare una volta a settimana, chiaramente metterò qualche informazione o qualche riflessione che mi è venuta in mente riguardo al libro e potremo parlarne insieme, ma ovviamente la discussione vera e propria sarà allo scadere del primo mese, poi del secondo e poi del terzo, quando farò un post dedicato a questo e ne parleremo sotto e tutti potranno intervenire e dire la propria. Ovviamente anche voi potrete scrivermi man mano che leggete il libro le vostre idee, le vostre opinioni e così via, io cercherò di condividerle anche con tutti gli altri attraverso i vari mezzi che ho, ecco, insomma. E poi vabbè, ovviamente io ne parlerò anche nel video delle letture del mese, però io credo che il modo migliore per scambiarsi idee più diretto non sia tanto nei commenti sotto i video di YouTube, ma piuttosto appunto nei post di Facebook, quindi ci vediamo tutti sulla pagina Un Buon Libro, Una Tazza di Tè. Bene, io spero di aver detto tutto e soprattutto spero che decidiate di partecipare in tanti, perché io sono veramente curiosa di leggere questo libro, lo leggerò comunque anche dovesse partecipare una persona o nessuno, però è ovvio, è più bello condividere insieme qualcosa e poi ci spremiamo a vicenda ad andare avanti, perché appunto la mole si fa sentire e quindi magari ecco anche tenere duro e farci coraggio a vicenda servirà. E poi alla fine insomma si tratta di un libro che ha avuto un successo enorme, non ho mai sentito un parere negativo, quindi sono veramente curiosa, ma allo stesso tempo le mie aspettative sono alte e sono sicura che questo libro mi piacerà da morire. Beh ragazzi, il video finisce qui, oggi è breve, io vi ho fatto soltanto questa presentazione molto breve, ecco, del gruppo di lettura. Spero veramente che vi possa piacere l'idea e io quindi vi aspetto il 21 giugno sulla pagina Facebook per iniziare tutti insieme questa meravigliosa e terrificante lettura. E noi niente, ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!